è un momento che deve farvi riflettere, perché dovete abituarvi a pensare i cronisti sul campo che lavorano con estrema difficoltà, e sono tantissimi, e senza l'aiuto magari di strutture tecniche, senza la tutela, senza la sicurezza, si lavora da soli, con la coscienza e con il desiderio di far bene il proprio mestiere. Quando sono stati uccisi Mario Francese, Giuseppe Fava, Mauro De Mao, non esisteva internet, non c'erano i blogger, non c'era Twitter, non c'era questa coscienza in Italia che potesse farvi svegliare tutti noi, nel senso di ringraziare chi ha dato la vita per farci stare bene. Perché guardate bene, i cronisti che hanno dato la vita negli anni 60, negli anni 70, hanno offerto con coraggio la propria anima per raccontare la verità laddove la verità non veniva a galla,